l'autorizzazione unica ambientale, terzo incontro del ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia ambientale. Questo percorso è iniziato lo scorso 25 ottobre con il webinar Principi generali della legge 124 del 2015 in materia di semplificazione e il carattere trasversale della riforma e con l'incontro del 6 novembre con la conferenza dei servizi nei procedimenti di materia ambientale. Sono Paola Pirani del Formez e vi introdurrò brevemente in questo incontro online, questo evento online. Un evento online che ha avuto ben 700 adesioni e do il benvenuto anche ai relatori di oggi, ai quali a breve passerò la parola, che sono l'ingegner Massimo Puggioni e il dottor Riccardo Roccasalva, che sono esperti di semplificazione Formez PA. Questo webinar, come dicevo prima, fa parte è il terzo incontro e fa parte del percorso di approfondimento sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale, percorso che fa parte del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che è stato affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ora siamo già a metà percorso. In questo percorso stiamo trattando le tematiche dell'autorizzazione unica ambientale, questa di oggi, la via regionale, la VINCA e la VAS. Questo percorso, che ci accompagnerà fino all'11 dicembre, l'ultima data, ha visto appunto questi titoli, questi webinar che vedete in questa slide. Dunque vedete poi che oggi parleremo dell'autorizzazione unica ambientale, il 4 dicembre della via regionale, l'11 dicembre della VINCA e la VAS. Questa è la programmazione che ci accompagnerà fino a poco prima di Natale. Nell'ambito di questo progetto abbiamo svolto circa 17 webinar e 33 seminari e le tematiche che sono state trattate in tutto questo nostro percorso hanno riguardato la conferenza dei servizi, la modulistica unificata e standardizzata, l'edilizia, l'impresa, l'ambiente, la SCIA, SUAP e SUE, il SUAPE, il commercio, la notifica sanitaria e gli spettacoli e i trattenimenti pubblici. Sempre tutto il dettaglio di questi nostri argomenti, tutto il materiale che viene utilizzato, le registrazioni, li potete trovare anche in eventi PA, tutti raggruppati in questo link che vedete in sovraimpressione, ovvero eventipa.formez.it, progetto-formez-dettaglio-ms/17455. E ricordatevi che tutte queste slide poi saranno a vostra disposizione in piattaforma. I numeri che ci hanno accompagnato in tutto questo percorso: al 31 ottobre 2018 abbiamo avuto ben 4.875 utenti per quanto riguarda i webinar e 4.435 per quanto riguarda i nostri seminari. Abbiamo nei nostri monitoraggi suddivisi il numero di partecipanti in base alla provenienza regionale, ma anche in base all'ente di appartenenza. Questi sono tutti i numeri che ci contraddistinguono. Ora vi parlo di una novità. Dal 19 di novembre, praticamente da qualche giorno fa, è iniziato il corso base per operatori SUAPE, sportello unico per l'attività produttiva e per l'edilizia. Questo corso, che ha aperto le sue adesioni dal 19 novembre, durerà fino al 14 febbraio 2018, la possibilità di iscriversi. La piattaforma sarà a vostra disposizione fino al 28 febbraio 2019. Chiedo scusa. Come cosa si deve fare? Si va su eventi PA, sul calendario, si clicca la data del 19 novembre e si apre la schermata di questo corso e con il pulsante rosso dove c'è scritto iscriviti c'è appunto la possibilità di essere iscritti. Le iscrizioni, ripeto, verranno prese fino al 14 febbraio 2019. Bisogna appunto usare le credenziali di DFP Out e otterranno l'attestato di frequenza di questo corso tutti coloro che svolgeranno tutti gli LO e i webinar e i test di valutazione che sono previsti. Questa è l'interfaccia del nostro corso. Attualmente sono circa 200 le persone che hanno già richiesto l'iscrizione. Noi ogni lunedì diamo la possibilità ai nuovi utenti di accedere.
Benissimo, vi ricordo anche un'altra iniziativa sempre all'interno del nostro percorso che è la Rete Italia Semplice, reteitaliasemplice.gov.it, che cos'è? Che è la comunità che unisce tutti gli operatori, tutti coloro che si occupano di semplificazione, è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formespia nell'ambito sempre del progetto Open Governance con i progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta appunto usare sempre le credenziali di FP Out e si possono scegliere una delle o anche tutte le aree di lavoro che sono presenti, attualmente ne sono tre, e cliccando su partecipa viene richiesta appunto l'iscrizione a queste aree di lavoro. Dunque è una piattaforma che raccoglie strumenti, servizi per sviluppare le competenze e per mettere a fattor comune il sapere di tutti coloro che si occupano di queste tematiche. C'è anche un importante servizio, chiedi all'help desk, prendi un appuntamento con gli esperti per poter appunto parlare di alcune di queste tematiche. Bene, andiamo all'incontro di oggi. L'incontro di oggi che è rivolto al personale dell'amministrazione, coinvolti nelle conferenze dei servizi, coinvolti negli sportelli SUAP, SUE, agli enti locali responsabili del rilascio delle autorizzazioni e pareri in materia di ambiente e paesaggio e salute umana. Allora, il programma di oggi. Dopo la mia accoglienza ci sarà l'intervento di Massimo Pugioni, poi alle 10.40 quello di Riccardo Roccasalva e alla fine, dalle 11 in poi, ci sarà la possibilità cioè di avere le risposte alle domande poste in chat. Quali sono gli argomenti che verranno approfonditi? Allora, prima di tutto i titoli abilitativi ambientali sostitutivi dell'AGUA, i casi di obbligatorietà o facoltatività dell'AGUA, la descrizione del procedimento nei vari casi previsti dalla norma, la gestione dell'AGUA in conferenza di servizi asincrona, il ruolo del SUAP e quello dell'autorità competente. Nella seconda parte la disciplina delle modifiche e i rinnovi dell'AGUA, la revoca e l'annullamento, i profili interpretativi e applicativi e l'assetto delle competenze, l'effettuazione dei controlli e alla irrogazione delle sanzioni. La chat, strumento importante che presiderò per poi raccogliere tutte le vostre domande, domande che poi verranno girate ai relatori e anche per avere qualsiasi informazione, non vi preoccupate, scrivete tranquillamente. Come ogni altro evento, troverete la registrazione nel pomeriggio, alla fine di questo evento, e anche le slide saranno caricate. Sempre in questa medesima pagina saranno caricate anche le risposte ai vostri quesiti in forma scritta. Ricordo una cosa importante, per l'attestazione occorre aver fruito di questo evento almeno del 20%. E ricordo ancora il prossimo appuntamento, la via regionale, 4 dicembre 2018. Troverete la pagina a vostra disposizione già nel pomeriggio. Prima appunto non mi resta che augurare buon proseguimento a tutti. Silenzio il mio microfono, lascio la parola a Massimo e carico la presentazione. Buon proseguimento a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui arrivati oggi al terzo incontro di questo ciclo di webinar sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale. Oggi l'argomento riguarda l'autorizzazione unica ambientale, l'AUA. Non è un argomento nuovo, nel senso che l'AUA, come sappiamo tutti, è stata introdotta da un DPR nel 2013, ma è una di quelle normative settoriali che sono state parzialmente modificate nel 2016 con i decreti attuativi della riforma in materia di semplificazione. Abbiamo visto negli scorsi webinar alcune disposizioni generali come i principi generali della semplificazione e il funzionamento della conferenza di servizi. Oggi esaminiamo il primo dei casi specifici di applicazione, diciamo, di queste norme in materia di semplificazione alla materia ambientale che è appunto l'AUA. Sappiamo tutti che l'AUA è stata introdotta appunto col DPR 59 del 2013, è una norma di carattere squisitamente procedurale, quindi non è una norma che ha introdotto, diciamo, degli standard di requisiti e presupposti in materia ambientale, ma ha inteso semplicemente raccordare, coordinare vari adempimenti, vari titoli abilitativi in materia ambientale
riunificandoli in un'unica autorizzazione, che è appunto l'AUA, che come vedete nelle definizioni riportate nel DPR, è il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce atti di comunicazione, notifiche e autorizzazione indicati all'articolo 3 del DPR 59 del 2013, che fra un attimo vediamo nel dettaglio. È quindi una norma di carattere procedurale che intende, come dire, raccordare in un unico provvedimento titoli abilitativi che precedentemente erano singoli, quindi erano separati e normati da disposizioni differenti. Il maggiore vantaggio per i cittadini, per gli imprenditori, è il fatto che l'AUA ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio, che come vedremo è superiore a quasi tutti i titoli abilitativi che sono sostituiti dall'AUA stessa. Essendo un provvedimento unico, che si inserisce all'interno del procedimento unico di competenza del SUAP, il campo di applicazione dell'AUA si riferisce alle imprese. Nel DPR 59 del 2013 trovate riferimento alle piccole e medie imprese, però poi con un successivo chiarimento del Ministero dell'Ambiente è stato chiarito che comunque l'AUA si applica a tutti gli impianti non soggetti all'AIA, quindi all'autorizzazione integrata ambientale, a prescindere dal fatto che l'impresa sia piccola, media o grande. Quindi comunque il nostro target sono le imprese, le attività economiche e produttive di beni e servizi, quelle che si rivolgono per l'appunto al SUAP. E l'AUA è un provvedimento unico che si inserisce all'interno del provvedimento unico finale rilasciato dal SUAP per la chiusura del procedimento unico. È una sorta di matrioska perché, come dire, è un provvedimento unico che racchiude in sé tutti i titoli abilitativi in materia ambientale che a sua volta sta all'interno del provvedimento unico che il SUAP rilascia alla conclusione del procedimento e che può racchiudere oltre all'AUA, quindi oltre agli aspetti in materia ambientale, anche altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'impianto produttivo per l'esercizio dell'attività. Vediamo un attimino velocemente le esclusioni dall'AUA. Sono esclusi dall'AUA gli impianti soggetti a VIA dove il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale. Quindi dove la VIA racchiude e sostituisce in sé tutti gli atti abilitativi in materia ambientale, l'AUA non ha senso di esserci ovviamente perché è già il provvedimento unico di VIA che li racchiude. Questo per la VIA regionale accade sempre perché come abbiamo visto abbiamo scorso anche negli scorsi webinar, l'articolo 27 bis del 152 del 2006 prevede che per la via regionale venga sempre rilasciato un provvedimento unico che racchiude tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'esercizio dell'impianto, mentre per la via statale la richiesta di provvedimento unico è a tutt'oggi facoltativa, per cui l'AUA è esclusa dove il proponente abbia chiesto il PUA, il provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del 152. Ancora, questa più che un'esclusione è una precisazione, nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità alla via, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Questo anche perché nel caso in cui la verifica di assoggettabilità si concludesse col giudizio di assoggettare a VIA il progetto, come diciamo il primo punto che abbiamo riportato in questa slide, come quello che vi ho appena detto, la VIA sostituisce tutti i titoli abilitativi, anche quelli in materia ambientale, soprattutto la via regionale, e quindi l'AUA non si applica. Non lo troviamo nel DPR 59, ma è una deduzione, voglio dire, logico-sistematica, che sono esclusi dall'AUA gli impianti che sono esclusi dalla competenza del SUAP. Essendo l'AUA un procedimento unico ambientale all'interno del procedimento unico SUAP, gli impianti che sono esclusi dalla competenza del SUAP sono necessariamente anche esclusi dall'AUA. Quindi gli impianti di infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e materie radioattive, gli impianti nucleari di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche, insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del paese. Sono le esclusioni previste dal DPR 160 del 2010 alla competenza del SUAP.
I soggetti coinvolti nel procedimento di AUA sono sempre il SUAP, perché, come vi ho detto, è un procedimento che si inserisce all'interno del procedimento unico SUAP. Dopodiché abbiamo, dal punto di vista più strettamente ambientale, la distinzione tra l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale. L'autorità competente è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA. Quindi è quella che, come dire, chiude il cerchio ed è competente proprio sul rilascio dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. È quindi un atto che riunisce in sé più titoli abilitativi, ma che a sua volta confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento SUAP, o se si va in conferenza dei servizi, come fra un attimo vediamo, nella determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. Il DPR 59 del 2013 individua come autorità competente la provincia, ma lascia alle regioni la possibilità di indicare una diversa autorità competente. Ci sono alcune regioni che hanno previsto alcune distinzioni, però in linea generale nella maggior parte d'Italia la provincia rimane comunque l'autorità competente al rilascio dell'AUA. Mentre i singoli soggetti competenti in materia ambientale sono le amministrazioni e gli enti che in base alla normativa vigente intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione ambientale, cioè sono quelle amministrazioni e quegli uffici che sono competenti al rilascio, alla formazione dei singoli titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, quindi competenti in materia di scarichi, di emissioni in atmosfera, di impatto acustico e via dicendo. Alcune volte la provincia o in generale l'autorità competente al rilascio dell'AUA può a sua volta essere anche un soggetto competente in materia ambientale, perché avere anche direttamente delle competenze su singoli titoli abilitativi ambientali che sono appunto sostituiti dall'AUA. Dopodiché abbiamo il gestore dell'impianto, che è chiaramente il privato interessato, destinatario, richiedente e destinatario dell'AUA. Allora, io qui vi ho riportato in alcune slide una sintesi, un quadro sinottico, diciamo, di quali sono i titoli abilitativi che sono sostituiti dall'AUA, indicandovi il titolo abilitativo, il riferimento normativo, il regime amministrativo, che come fra un attimo vediamo è rilevante per comprendere se l'AUA è obbligatoria o facoltativa. Il termine di conclusione del procedimento, secondo la norma settoriale, anche questo è un elemento importante perché condiziona proprio la gestione del procedimento, perché l'articolo 4 del DPR 59 distingue i casi in cui il procedimento è a termini inferiori o uguali a 90 giorni o superiori a 90 giorni, e vi ho riportato anche la validità del singolo titolo abilitativo. Come vi ho detto poco fa, l'AUA vale 15 anni, ma i singoli titoli abilitativi, come vedremo in questo quadro sinottico, normalmente hanno una validità inferiore, quindi il vantaggio di ottenere un'AUA per l'imprenditore è quello di ottenere un titolo che generalmente vale di più dei singoli. E poi vedete nell'ultima colonna vi ho riportato una sintesi per comprendere se in base al regime amministrativo l'AUA per questi, quando sono necessari questi titoli abilitativi, è obbligatorio oppure no. Abbiamo quindi l'autorizzazione agli scarichi, 90 giorni con obbligo di AUA. Abbiamo la comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101 del codice dell'ambiente, la piccola azienda agroalimentare. Questa è una comunicazione che vale 5 anni, essendo una comunicazione l'AUA è facoltativa, come vediamo tra un attimo. Abbiamo ancora la comunicazione per l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione di frantoie oleari, questo ve lo scisso, nonostante nel DPR siano nella stessa lettera, perché la vedete la validità è di un anno, mentre l'altra è di 5 anni. L'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, vi faccio notare, ha un termine di conclusione del procedimento di 120 o 150 giorni in caso di integrazione documentali, e vale 15 anni. Di fatto l'AUA si allinea a questa validità più ampia. Abbiamo le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e attività in deroga sempre alle emissioni in atmosfera, nulla osta di impatto acustico. Ecco, vedete, nulla osta la comunicazione di impatto acustico per la norma di settore non prevede un termine di validità.
Questi di fatto singolarmente avrebbero una validità permanente, ma all'interno dell'AUA comunque tengono la validità di 15 anni come tutto il provvedimento. Abbiamo l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, anche questo 5 anni. Vedete, qui vi ho riportato 30 giorni salvo norma regionale perché il decreto legislativo 99 del 92 non prevede un termine di conclusione, però. E quindi conseguentemente, in base all'articolo 2 della 241, si deve intendere 30 giorni, salvo che la Regione non l'abbia disciplinato. La comunicazione per attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi, le comunicazioni ecco, in materia di rifiuti di quegli articoli 215 e 216, sempre del Codice dell'Ambiente. Più che leggervelo nel dettaglio, troverete poi le slide nella pagina del webinar, questo quadro sinottico può essere utile per avere un quadro completo della situazione. Oltre a questi che vi ho indicato, che sono i titoli abilitativi che confluiscono nell'AUA indicati dal 59 del 2013, lo stesso DPR prevede che le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA. Mi viene ad esempio da indicarvi, ma giusto a titolo di esempio, non conosco ovviamente le normative di tutte le regioni, la regione Basilicata ha introdotto nell'AUA la comunicazione per l'inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, l'attività in deroga di cui all'articolo 272,1, mentre la provincia autonoma di Trento ha adottato una disciplina molto, diciamo, elaborata, prevedendo l'autorizzazione unica territoriale, che è una sorta di AUA allargata, dove dentro rientrano anche per esempio, l'autorizzazione ex articolo 208 del 152 sugli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, le discariche, ma anche l'autorizzazione paesaggistica, il vincolo idrogeologico, la vinca, cioè l'AUA gli hanno dato proprio una veste molto più ampia di quella del 59, ma questo giusto a titolo di esempio. L'AUA di regola è obbligatoria. Il principio è questo, nel senso che non è rimessa non è una facoltà del gestore quella di avvalersi dell'AUA, per cui si può sempre comunque, può sempre comunque richiedere i singoli titoli abilitativi. Normalmente deve richiedere l'AUA, tranne che si ricada in una delle due eccezioni che sono previste dal DPR. Una è quella dell'articolo 3,3. Per cui è sempre fa salva la facoltà di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni o ad autorizzazioni di carattere generale. E questo vale anche se ce n'è più di una, cioè se io ho ad esempio una comunicazione relativa all'impatto acustico più una comunicazione di riutilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoileari o una comunicazione sull'autosmaltimento dei rifiuti e l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, anche se ne ho più di uno, se ho solo titoli abilitativi di questa natura, quindi neanche uno di tipologia autorizzatoria, non sono obbligato a richiedere l'AUA. Così come vedete nel DPR 59 del 2013, articolo 7,1, ci dice comunque fatta salva la facoltà dei gestori di aderire alle autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera. Può sembrare una ripetizione, perché è già ricompreso nell'articolo 3,3, ma fra un attimo vi faccio capire esattamente in quali casi questa eccezione dell'articolo 7,1 ha particolare rilevanza. Ecco qui, l'AUA quindi di regola è obbligatoria, tranne le eccezioni che abbiamo visto nella slide precedente. Deve essere richiesta per i nuovi stabilimenti, attività o impianti prima della costruzione del successivo esercizio o sempre in caso di trasferimento. Mentre per gli stabilimenti, attività e impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 59, quindi al 13 giugno del 2013, deve essere richiesta l'AUA. Quando scade il primo titolo o quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria, quindi ad esempio scade l'autorizzazione agli scarichi, scade l'autorizzazione all'utilizzo di fanghi in agricoltura, per esempio, oppure quando scade una comunicazione se l'attività o l'impianto è soggetto anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio. Supponiamo di avere una autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allora non vi dico l'autorizzazione agli scarichi perché essendo entrata in vigore nel 2013 dovrebbero, avendo una durata di 4 anni, le autorizzazioni allo scarico dovrebbero già essere scadute.
Però supponiamo di avere un'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, l'articolo 269, che vale 15 anni, e avere un impianto per cui scade una comunicazione per il riutilizzo agronomico di acque reflue di un'azienda agricola che vale 5 anni. Nel momento in cui scade la comunicazione, io non posso rinnovare la singola comunicazione se quell'impianto o quell'attività è soggetta anche ad autorizzazioni che richiederebbero l'AUA, anche se quelle autorizzazioni sono ancora vigenti. Devo chiedere l'AUA. Oppure ovviamente lo chiedo quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA. Mentre, ed è qui che è rilevante l'eccezione di cui all'articolo 7 che vi dicevo prima, se mi scade un'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, io posso rinnovare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale senza richiedere l'AUA, o sempre comunque la facoltà di chiedere l'AUA. Se no, posso comunque avvalermi ancora dell'autorizzazione di carattere generale, quindi non chiedere l'AUA, anche se l'impianto è assoggettato ad altre autorizzazioni in corso di validità. Quindi, se anche io ho l'autorizzazione allo scarico, che non è ancora scaduta, e mi scade l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, posso rinnovare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale senza richiedere l'AUA, diversamente dal caso della comunicazione, che invece mi impone sempre la necessità di chiedere l'AUA. Per quanto riguarda il procedimento, la domanda, come tutte le domande che si presentano al SUAP, si presenta obbligatoriamente per via telematica. Quindi attraverso PECO, attraverso un apposito portale di trasmissione. Il SUAP ci dice la norma la trasmette immediatamente in modalità telematica all'autorità competente al rilascio dell'AUA e ai soggetti competenti in materia ambientale. Dopodiché c'è una fase di verifica formale che viene svolta dal SUAP, il DPR aggiunge in accordo con l'autorità competente, quindi eventualmente avvalendosi, sentendo anche informalmente l'autorità competente. Quello che succede dopo questa verifica di correttezza formale, troviamo un bivio, perché qui dobbiamo capire se il nostro procedimento seguirà le regole della conferenza di servizi oppure se non è necessaria, è prevista l'indizione della conferenza di servizi. Questo perché ho deciso di scindere così le due fattispecie, perché dopo la verifica formale il DPR 59 prevede che le integrazioni documentali possono essere richieste entro 30 giorni. Ma se noi guardiamo le FAQ che sono pubblicate nel portale Italia Semplice dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra queste FAQ è riportata la FAQ numero 51 che parla proprio di questo punto. È precisa, vedete, la disciplina della conferenza di servizi si coordina con l'articolo 4 del DPR 59 in virtù del rinvio espresso all'articolo 7 del DPR 160, per cui il termine di 30 giorni che è previsto dalla normativa sull'AUA per richiedere integrazioni documentali può ritenersi superato dal termine indicato dagli articoli 14 e seguenti della 241, che è di 15 giorni. Conseguentemente, nel momento in cui io procedo in conferenza di servizi, non applico il termine di 30 giorni per la richiesta di integrazioni documentali, ma la fase della richiesta di integrazione documentale la svolgo all'interno della conferenza dei servizi secondo le regole della conferenza dei servizi, quindi nel termine di 15 giorni, come abbiamo visto nel webinar scorso. Ecco qui, in quest'altro quadro sinottico, io vi ho riportato le regole per comprendere se l'AUA, se il procedimento segue, diciamo, la conferenza dei servizi oppure no. Nell'articolo 4 del DPR 59 troviamo un discriminante che è quello se i singoli titoli abilitativi che sono sostituiti dall'AUA prevedono una conclusione del procedimento pari o inferiore a 90 giorni oppure superiore a 90 giorni. Come vi ho fatto vedere prima, salvo normativa regionale, l'autorizzazione che prevede dei termini di conclusione del procedimento superiore a 90 giorni è sostanzialmente quella dell'articolo 269 del 152 sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ordinaria.
Quindi se siamo sotto i 90 giorni o pari a 90 giorni, come ad esempio l'autorizzazione allo scarico, qui ci troviamo un bivio. Allora, se sussistono le condizioni di quell'articolo 14,2 della 241, quindi se dobbiamo acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, quindi se sussiste una pluralità di atti di assenso e una pluralità di amministrazioni coinvolte, oppure, aggiunge il DPR 59, se le norme regionali o settoriali prevedono comunque la conferenza dei servizi, io procedo in conferenza dei servizi. In questo caso applicherò il termine di 90 giorni, per il rilascio dell'AUA all'interno della conferenza asincrona che è previsto, o anche nella conferenza sincrona in realtà, perché sia il 14 bis che il 14 ter, nel caso in cui io ho autorizzazioni, amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili come appunto l'ambiente, prevede un termine ordinario di 90 giorni, salvo che ovviamente la norma di settore non preveda un termine diverso. Negli altri casi, quindi, quando non sussiste questa pluralità di atti di assenso di amministrazioni, o le norme regionali, o settoriali non prevedono la conferenza dei servizi, io seguo il procedimento ex articolo 4 del DPR 59 in raccordo con l'articolo 7 del DPR 160, perché siamo dentro un procedimento, SUAP, e quindi non procedo in conferenza dei servizi. Invece, quando l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il DPR 59 mi rimanda sempre all'indizione di una conferenza di servizi, che in questo caso si deve concludere nel termine di 120 giorni o preciso ancora 150 nel caso di integrazioni. A me viene un po' qualche dubbio, ma è un dubbio assolutamente personale sull'applicabilità, perché è vero che il DPR 59 mi parla di indizione di conferenza dei servizi, che si deve concludere entro 120 giorni o 150 nel caso di integrazioni, però questo comma non è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 127. Conseguentemente mi aggiunge 30 giorni in caso di integrazioni, quando in realtà se io seguo le regole della conferenza dei servizi, sospendo i termini per la richiesta di integrazioni documentari. Per cui, sarebbe interessante comprendere come queste due cose si raccordano. Io per il momento vi pongo semplicemente il problema, non ho la possibilità chiaramente di darvi un'interpretazione autentica, però vi segnalo questo punto. Quindi, quando non è prevista la conferenza di servizi, la richiesta di integrazioni deve essere fatta entro 30 giorni, invitando l'interessato a provvedere nei successivi 30 giorni. Dopodiché l'interessato, nel caso in cui i 30 giorni non siano sufficienti per trasmettere le integrazioni richieste, può chiedere una proroga di questo termine, anche perché se non lo fa, il decorso infruttuoso del termine concesso per trasmettere le integrazioni documentali comporta l'archiviazione della pratica, e quindi è abbastanza, come dire, è punitivo dal punto di vista dell'interessato, per cui è bene che nel caso in cui non faccia in tempo chieda comunque la proroga. Quando appunto non è prevista la conferenza dei servizi, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. Rilascia il titolo non vuol dire che prende e lo gira semplicemente, ma è tenuto a rilasciare il provvedimento unico conclusivo di cui è l'articolo 7 del DPR 160, di cui farà parte integrante sostanziale anche l'AUA. Quando è prevista la conferenza di servizi, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della 241. Trattandosi di una conferenza decisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 14 bis della 241, la conferenza decisoria si svolge di regola, di norma, in modalità asincrona, salvo i casi di particolare complessità in cui si proceda direttamente in modalità sincrona. Ovviamente il fatto che si proceda in modalità asincrona non esclude che dove la conferenza di servizi semplificata non fosse risolutiva, successivamente, nei casi tassativamente previsti dalla norma, potrebbe seguire la seduta in modalità sincrona. Però di regola la conferenza, anche per l'AUA, posto che il DPR 59 del 2013 nulla precisa, ma fa solo un rimando alla disciplina generale, si svolge in modalità asincrona.
È proprio questo che, tra un attimo vi faccio notare una questione proprio sulla conferenza in modalità asincrona. L'articolo 4,7 del DPR 59 del 2013 mi precisa, ancora una cosa, e cioè mi dice quando in un procedimento SUAP, perché sempre per il SUAP dobbiamo passare, è necessario acquisire esclusivamente l'AUA. Cosa succede? Il SUAP trasmette la documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di quegli articoli 14 seguenti della 241. Quindi, se abbiamo solo l'AUA e se abbiamo solo l'AUA in un'ottica di procedimento unico, secondo il mio modo di vedere, non lo dobbiamo intendere come nel caso in cui il cittadino. Voglio dire, si fosse limitato a richiedere l'AUA, voglio dirvi che nell'ottica SUAP, nell'ottica del procedimento unico, il SUAP gestisce sempre dei procedimenti che sono volti ad autorizzare a 360 gradi una determinata iniziativa, quindi un determinato impianto produttivo, una determinata attività. Conseguentemente, non è tanto il discriminante del fatto che il cittadino, possa, come dire, artificiosamente, separare il procedimento unico per chiedere solo l'AUA, ma in un caso di effettivamente di impianto produttivo, di procedimento in cui è necessaria solo l'AUA. In questo caso il SUAP prende, gira la documentazione all'autorità competente che gestisce in maniera più diretta il procedimento, poiché il SUAP appunto non ha un vero e proprio ruolo di coordinamento qui perché il titolo abilitativo è solo l'AUA, eventualmente la conferenza dei servizi la indice, la gestisce l'autorità competente al rilascio dell'AUA, che adotta il provvedimento, quindi con o senza la conferenza di servizi, e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. Anche qui il rilascio del titolo non lo dobbiamo comunque intendere come un mero, come dire, una mera trasmissione, ma come l'adozione e il rilascio di un vero e proprio provvedimento conclusivo, perché siamo sempre all'interno di un procedimento unico di cui al DPR 160. Ecco, quando il SUAP indice una conferenza di servizi, in questo caso potrebbero sorgere un po' di dubbi. Perché? Perché noi ci troviamo, come vi dicevo prima, forse per usare una metafora, in una sorta di matrioska. Perché io in questo procedimento unico SUAP, intanto se il SUAP indice una conferenza di servizi vuol dire che oltre all'AUA ci sono altri titoli abilitativi connessi in quel procedimento e ci sono più titoli abilitativi di competenza di diversi soggetti. L'AUA sostituisce, quindi racchiude in sé tutti gli atti abilitativi in materia ambientale. Dopodiché io ho una conferenza di servizi indetta dall'AUA, indetta, scusate, dal SUAP, dove l'AUA è un endoprocedimento, per quanto a sua volta sia, come dire, complesso e racchiuda in sé più titoli. L'AUA, ci dice la norma, confluisce nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che a sua volta sostituisce ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Quindi io ho un provvedimento di AUA che sostituisce diversi titoli abilitativi, ma che a sua volta è sostituito, confluisce dentro una determinazione motivata di conclusione della conferenza che sostituisce, o meglio, che racchiude l'AUA e altri titoli abilitativi. Viene da sé che l'AUA, anche se rilasciata sotto forma di proprio forma fisica di provvedimento a sé stante, rimarrà sempre cioè, come dire, acquisisce efficacia solo nel momento in cui viene adottata e rilasciata la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Perché potrebbe succedere che l'AUA abbia un esito positivo, quindi che dal punto di vista ambientale tutto vada bene, che l'autorità competente arrivi fino al rilascio vero e proprio dell'AUA, ma che il procedimento unico SUAP si chiuda negativamente per altre ragioni. Ad esempio, perché per ragioni paesaggistiche o urbanistiche quell'intervento non può essere realizzato. Ecco perché è bene sempre tenere presente che anche se rilasciato con un provvedimento a sé stante, che potrebbe anche, voglio dire, a rigore non essere, all'interno di una conferenza di servizi, almeno dal mio punto di vista, per carità,
Comunque l'efficacia l'acquisisce solo nel provvedimento unico, che po e potrebbe non acquisirla mai, perché il provvedimento unico potrebbe essere negativo. Io, per quanto riguarda la mia pa... Ah, no, no, solo un'altra cosa da dirvi. Tenete presente che all'interno di una conferenza di servizi, soprattutto che sia asincrona, scusate, sincrona o asincrona, la norma ci dice che l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti anche nell'ambito della conferenza di servizi. Se io ho una conferenza asincrona, il SUAP darà un termine che dovrebbe essere di 90 giorni per la conclusione della fase asincrona. Entro questo termine, in realtà, io mi attendo l'espressione dell'autorità competente, ma contemporaneamente anche quelle dei singoli soggetti competenti, anche perché la dicitura di questa norma mi dice chiaramente che il SUAP deve coinvolgere anche i soggetti competenti nella conferenza dei servizi. E quindi il termine per l'espressione dell'autorità competente coincide con quello dei soggetti competenti. Quindi il ruolo di coordinamento è assolutamente importante, altrimenti l'autorità competente rischia di, come dire, arrivare al termine della conferenza dei servizi asincrona senza precedentemente aver acquisito il parere, o meglio, gli atti di assenso dei singoli soggetti competenti in materia ambientale, i quali si devono esprimere nel medesimo termine. Non so se questo vi è chiaro, però è assolutamente importante. Bene, io come prima parte sulla descrizione del procedimento di AU avrei fatto, adesso lascio. Grazie, grazie Marco, grazie per tutte le domande. Ora lascio la parola, ecco già Riccardo che sta entrando, carico la presentazione. Buon Sì, buongiorno a tutti. Allora, adesso ecco le slide, si stanno caricando. Allora, vi parlerò in questo quarto d'ora e 20 minuti di alcuni aspetti, diciamo, collaterali rispetto a quelli principali dell'AVA di cui ha trattato Massimo poc'anzi, in particolare la materia delle modifiche e rinnovi, la revoca e l'annullamento e l'assetto delle competenze per quanto riguarda tutto ciò che accade dopo il rilascio dell'AVA, che come sapete è un aspetto non preso in considerazione direttamente dal decreto 59 del 2013. Allora, cominciamo subito con la parte relativa al termine entro cui va presentata la prima domanda di AVA. Allora, qua, come sapete, già nel 2013, all'indomani del varo del DPR sull'AVA, cioè, erano state poste soprattutto da alcune regioni al Ministero dell'Ambiente una serie di domande, perché se è vero che se l'articolo 5 del 59 prevede una normativa per quanto riguarda il rinnovo dell'AVA, non era esplicitato, se non in un passaggio abbastanza succinto, contenuto nell'articolo 10,2, come doveva comportarsi in questa fase transitoria il gestore, cioè nel momento in cui mi viene a scadere il mio primo titolo abilitativo, quindi ho un impianto che precedentemente ha avuto i singoli atti di assenso, le singole autorizzazioni in materia ambientale, tra quelle naturalmente comprese nell'articolo 3,1 del 59, ora mi viene a scadere che cosa devo fare. Da questo punto di vista, l'articolo 10 dice semplicemente che alla scadenza del primo titolo abilitativo va richiesto il rilascio dell'AVA. Però, come trovate nella slide, come sottolineato dal Ministero dell'Ambiente con la circolare del 7 novembre 2013, quella che sicuramente tutti conoscete, la circolare 49801 appunto del 7 novembre, il Ministero faceva rilevare che non c'era un termine, quindi si poneva il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza. Ovvero sia, mentre quando si parla di rinnovo dell'AVA, quindi ho già un'AVA rilasciata, quindi decorsi 15 anni devo rinnovare l'AVA, là il DPR è chiaro, chiarisce che appunto se chiedo l'AVA nei 6 mesi antecedenti alla scadenza, posso continuare a far funzionare l'impianto anche se nei successivi 6 mesi non mi viene rilasciata l'AVA, quindi ho godo di questo beneficio. Nulla invece si dice per quanto riguarda la fase transitoria, quindi in fase di primo rilascio dell'AVA. Il Ministero, appunto, da questo punto di vista prende posizione
quella parte che trovate diciamo in calcio alla slide è proprio lo screenshot, diciamo, la fotografia di una parte della circolare. Il Ministero dice appare utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla singola disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA. Quindi ci dice il Ministero, anche se chiedono se la singola, il singolo titolo abilitativo richiede una scadenza di 6 mesi prima per poter poi continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, ecco, io in questo caso presento la domanda di AUA, in questo caso nei 6 mesi, anche se l'AUA non mi viene rilasciata entro il semestre successivo, comunque posso continuare a esercitare l'impianto come se l'AUA ce l'avesse. Quindi il Ministero ci ricorda appunto che la domanda di AUA deve essere comunque prodotta nei termini previsti dalle singole discipline settoriali e questo appunto consente di beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta. In ogni caso, l'AUA deve comprendere, naturalmente non soltanto, deve essere accompagnata dalla documentazione che non si riferisce soltanto al titolo che sta per scadere, ma a tutto il complesso, delle autorizzazioni che devono essere richieste ai sensi dell'articolo 3,1. Quindi, poniamo il caso che, mi stia scadendo un'autorizzazione agli scarichi, non dovrò presentare soltanto quella, ma anche, l'autorizzazione, che ne so, relativa al nulla osta di impatto acustico, alle emissioni in atmosfera e quant'altro. Naturalmente, in questi casi, alcune regioni e anche alcune autorità competenti hanno adottato, secondo un criterio di semplificazione, anche qui una similitudine rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 del 59 per quanto riguarda il rinnovo dell'AUA. Perché? Perché nell'articolo 5 si dice che, in particolare nel comma 2, si dice che è consentito fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente quando le condizioni di esercizio siano rimaste immutate. Quindi il gestore in questo caso fa una comunicazione di nulla mutato, cosiddetta, e quindi in questo caso fruisce fondamentalmente del principio della decertificazione. Quindi non dovrò presentare la documentazione per tutti i titoli abilitativi, ma soltanto per quello appunto che mi sta scadendo. Per gli altri, naturalmente, se la documentazione è del singolo soggetto competente o dell'autorità competente, mi limiterò a fare una comunicazione di nulla mutato. Ecco, questo principio viene adattato e viene applicato anche al caso, alla diversa fattispecie in cui invece nel regime transitorio per la prima volta cioè il gestore deve chiedere l'AUA per l'impianto, per lo stabilimento. Quindi farò una dichiarazione di nulla mutato per gli altri titoli e presenterò soltanto per quello, la documentazione per il titolo in scadenza. Il rinnovo, abbiamo detto che, preso in considerazione dell'articolo 5 del DPR 59, riguarda fondamentalmente il rinnovo dell'AUA in quanto tale, quindi è qualcosa che non, come dire, qualcosa che riguarda un termine quindicennale, come diceva prima Massimo, che avrà i suoi effetti in futuro. Comunque, si prevede semplicemente che almeno 6 mesi prima della scadenza deve essere presentata appunto la domanda di rinnovo dell'AUA, sempre per il tramite del SUAP, corredata dell'apposita documentazione. Come dicevamo, è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso e nelle more del rilascio, purché il gestore si sia mosso per tempo, quindi lo abbia fatto con un anticipo almeno semestrale, è possibile, come dicevamo, fruire del beneficio di continuare l'attività anche se l'AUA non mi viene rilasciata nei termini di legge. In questo caso prevede l'articolo 5 del DPR 59 che l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni anche prima della scadenza, in due casi fondamentalmente. Se le prescrizioni stabilite nell'AUA impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti da strumenti di pianificazione e programmazione di settore, oppure se naturalmente subentrano nuove leggi in materia ambientale, comunitarie, statali o regionali che lo richiedano. Un altro aspetto importante preso in considerazione dal decreto 59 riguarda la differenza tra modifica
dell'impianto è modifica sostanziale, perché ciò impatta anche sullo stesso regime abilitativo. Quando si parla di modifica, la modifica è ogni variazione al progetto, già autorizzato o realizzato, o in fase di realizzazione, che possa produrre effetti sull'ambiente. Questo è il comma 1, lettera F dell'articolo 2 del regolamento. La successiva lettera G invece prende in considerazione l'altro fenomeno, che è analogo ma completamente diverso come regime abilitativo, che è la modifica sostanziale, che è quella che la modifica sostanziale è quella che è tale, quindi è sostanziale ai sensi delle rispettive normative di settore. Quindi, come ci ricordano diverse linee guida regionali, bisogna andare poi a vedere la singola normativa di settore per capire quando una modifica è sostanziale o meno. E comunque, tutte le volte che la modifica è potenzialmente idonea a produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, è considerata sostanziale. Naturalmente è previsto che le regioni e le province autonome possono definire anche ulteriori criteri per qualificare le modifiche sostanziali, così come all'inverso possono anche prevedere determinate modifiche non sostanziali, per cui non c'è neanche l'obbligo di effettuare la comunicazione, quindi come misura di ulteriore semplificazione. Naturalmente la differenza, abbiamo detto, non è di poco conto tra modifica e modifica sostanziale, perché nel secondo caso il gestore deve presentare una vera e propria domanda di AVA, quindi la modifica sostanziale è equiparata a una nuova apertura, quindi a un esercizio ex novo di un impianto. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è in realtà una modifica sostanziale, quindi io ho fatto una comunicazione per il tramite del SUAP, io gestore all'autorità competente per il tramite del SUAP, l'autorità competente ritiene che però quella modifica non sia semplice ma sostanziale, quindi nei 30 giorni successivi ordina al gestore di presentare una domanda di rilascio dell'AVA. E naturalmente la modifica non può essere eseguita finché non viene rilasciata la nuova autorizzazione. Questo perché? Perché invece, quando si tratta di modifiche non sostanziali, non ci sono interlocuzioni, l'autorità competente non si esprime. Nei 60 giorni della comunicazione si può senz'altro procedere all'esecuzione della modifica stessa. Per quanto riguarda l'assetto delle competenze, questo è un aspetto particolarmente delicato per quanto riguarda tutto ciò che accade dopo il rilascio dell'AVA. Come sapete, come diceva anche prima Massimo, l'AVA è norma esclusivamente di carattere procedimentale, e questo ha fatto sì che si siano stratificati un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale delle prassi, due tipologie fondamentalmente di prassi alquanto divergenti. Cioè, fondamentalmente, cosa succede dopo il rilascio dell'AVA? Quindi tutto ciò che è la fase di controlli, di diffide, sanzioni, chi è competente a farle? Posto che appunto il 59 non si esprime in questi casi. Quindi la maggioranza, possiamo dire, delle regioni e delle autorità competenti, appunto sul presupposto che il 59 sia una norma di carattere procedimentale, non sostanziale, quindi non determina un reale spostamento di competenza, ritiene che appunto controlli, diffide e sanzioni debbano essere espletati dagli stessi soggetti competenti, quindi quelli che nell'AVA si chiamano soggetti competenti in materia ambientale, che già lo facevano prima dell'AVA fondamentalmente, proprio perché l'AVA non ha determinato nessuno spostamento sostanziale di competenze, ma bensì soltanto una nuova cornice procedimentale. Da questo punto di vista è importante notare che è vero che il codice dell'ambiente, il decreto 152, parla anche lì di autorità competente, ma l'autorità competente designata dal codice dell'ambiente in questa ricostruzione è naturalmente cosa diversa dall'autorità competente, che è un'autorità competente procedimentale prevista dal 59. Quindi fondamentalmente l'autorità competente di cui parla in alcuni passi il codice dell'ambiente, nella logica del procedimento unico, quindi dello sportello unico e quindi dell'AVA, lì diventa invece soggetto competente. Quindi, faccio l'esempio, per il nulla osta di impatto acustico, l'autorità competente è il comune, per l'autorizzazione agli scarichi è la singola autorità competente a seconda delle normative regionali, ma quell'autorità nell'ambito dell'AVA è soggetto competente in materia ambientale. L'autorità competente invece ai sensi dell'AVA è solo e soltanto, come diceva prima Massimo, la provincia o diverso soggetto indicato dalla regione. Quindi questo è un assetto,
designato dalla maggioranza delle regioni e delle autorità competenti, l'altro invece, ma ci sono molti esempi anche in senso contrario, altre regioni e autorità competenti ritengono invece all'opposto che comunque hanno indicato l'autorità competente dell'AUA, quindi la provincia o altro soggetto designato ai sensi del DPR 59, che è competente ad effettuare le attività di cui sopra, quindi in particolare più che controlli le diffide e le sanzioni. Quindi l'autorità competente, la provincia o diverse autorità, effettueranno soltanto il rilascio dell'AUA, ma anche le diffide e le sanzioni previste dal codice dell'ambiente. Un aspetto simile, naturalmente diverso dal punto di vista giuridico, ma simile perché riguarda sempre la fase diciamo successiva rispetto al rilascio dell'AUA, riguarda anche la competenza sulla revoca e sull'annullamento dell'AUA. Quindi chi è competente a disporre la revoca e l'annullamento, che come sapete sono i due atti di ritiro previsti rispettivamente dall'articolo 21 quinquies e dell'articolo 21 nonies della legge 241 del 90. Allora, anche qua abbiamo prassi applicative diverse. Naturalmente, un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Io qua vi dico semplicemente quello che la maggioranza degli enti ha adottato, sia dal punto di vista sia come regioni che come autorità competenti. Le recenti linee guida approvate dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma anche linea guida approvata in via di approvazione da parte per esempio, della provincia di Potenza come autorità competente, appunto seguono proprio questo schema. Qual è il discorso? Il procedimento, intanto la revoca o l'annullamento dell'AUA seguono un procedimento amministrativo, quindi sono l'esito di un procedimento amministrativo cosiddetto di secondo grado che deve essere necessariamente espletato e come tutti i procedimenti va comunicato. Sappiamo tutti che ogni procedimento deve essere preceduto dal rilascio della comunicazione di avvio del procedimento, in questo caso sarà la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento. Soltanto in un caso è possibile omettere la comunicazione, ce lo dice l'articolo 21 octies, 2 della 241, e cioè quando il provvedimento appunto non è annullabile per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, quando l'amministrazione dimostri in giudizio che in concreto, poiché si trattava evidentemente di un'attività molto poco discrezionale, anzi vincolata, in tutto e in parte vincolata, il provvedimento appunto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Quindi anche l'eventuale partecipazione del privato l'apporto del privato al provvedimento non avrebbe spostato nulla. Però naturalmente in questo caso deve essere l'amministrazione, convenuta in giudizio dall'interessato, dal gestore, che dovrà fornire la prova positiva appunto di ciò. Ad ogni modo, in esito a questo procedimento di secondo grado, il provvedimento di revoca o annullamento deve essere, da questo punto di vista c'è una interessante sentenza che vi segnalo, questa del TAR Campania Napoli, sezione terza del 24 maggio 2017, che specifica che appunto secondo il principio del contrarius actus va instaurato un procedimento, come dire, gemello, analogo rispetto a quello di primo grado. Quello di primo grado aveva portato al rilascio dell'AUA, come attraverso un atto adottato, un'AUA adottata dalla provincia o comunque dall'autorità competente e un'AUA rilasciata dal SUAP, perché in questo caso il principio del contrarius actus, quindi dell'identità del procedimento, vuole che anche in questo caso diciamo così, di revoca venga adottato dalla provincia e venga o autorità competente diversa e venga poi rilasciato dal SUAP. Laddove possibile, questo è un criterio di buon senso e di buona amministrazione che risponde anche alle esigenze di assicurare sempre proporzionalità e coerenza nei provvedimenti amministrativi, soprattutto di quelli che incidono negativamente sulla sfera giuridica del privato. Laddove è possibile, l'autorità competente non procede naturalmente all'atto di ritiro dell'AUA, quindi né alla revoca né all'annullamento, ma soltanto alla sua modifica, diciamo a stralciare dall'AUA quella parte che deve venire meno perché naturalmente sono cambiate le condizioni di fatto di diritto dell'impianto. Ma questo naturalmente soltanto se ciò è possibile. Quindi se è possibile in concreto, l'autorità competente non effettuerà l'annullamento o la revoca dell'AUA, come
atto, come adozione, ma diciamo, tra virgolette, la rimpicciolirà. Naturalmente questo a condizione che, e questo naturalmente si può verificare e ravvisare solo nel caso concreto, bisogna ragionare caso per caso, soltanto se ha senso poi a quel punto parlare ancora di un'aula che possa dare luogo all'esercizio di un impianto. Quindi questa è una valutazione rilasciata al prudente apprezzamento dell'autorità competente, che appunto che dovrà ravvisare se vi sono gli estremi, nei casi più gravi di un annullamento, di una revoca dell'AVA, o altrimenti semplicemente di una sua rivisitazione, di una sua rimodulazione attraverso lo scorporo di uno o più titoli. Io penso che come dire, il contatore è arrivato allo zero, quindi le mie slide sono finite. Se Paolo è d'accordo, possiamo passare alla fase di. Sì. Assolutamente, vi devo fare le fatte domande, intanto io aggiorno sempre il nostro box, voi potete scorrerle e inizierei da prima con Massimo e poi Riccardo e insomma potete rispondere. Silenzio il mio microfono, chiudo la mia webcam e. Sì, allora io ho dato una scorsa un po' alle domande che sono arrivate mentre Riccardo faceva il suo intervento. Cerchiamo di rispondere a qualcuna. Ovviamente vi ricordo che quelle a cui non facciamo in tempo a rispondere, comunque troverete la risposta nella pagina del webinar, se nei prossimi giorni rientrerete, così come le trovate alle domande che sono state poste durante i webinar precedenti. Basta tornare nel calendario degli eventi, ritornare sulla pagina del webinar e troverete per iscritto le risposte, anche quelle a cui oggi non faremo in tempo a rispondere. Quindi, ci perdoni chi, voglio dire, avesse posto una domanda a cui non risponderemo, ma daremo comunque una risposta. Allora, io vedo, per esempio, per un nuovo impianto con scarichi e autorizzazione in via generale è obbligatorio oppure no ricomprendere la generale in AWA? Allora, la risposta è sì, bisogna chiedere necessariamente l'AWA, perché in questo caso noi abbiamo all'interno di questo procedimento abbiamo un'autorizzazione espressa, che è quella per gli scarichi, è un'autorizzazione di carattere generale. La norma mi consente di non avvalermi dell'AVA solo laddove avessi tutto comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale. Poi, per esempio, se ho un'AWA per lo scarico di un impianto produttivo che decide di realizzare emissioni tali da farlo rientrare in una procedura semplificata, ex articolo 282,2, quindi soggetta all'autorizzazione di carattere generale, deve presentare un'AWA che ricomprende le due matrici o può procedere con la presentazione della settoriale per le emissioni. Ecco, in questo caso io ho già l'AWA, quindi quello che lui deve acquisire in questo momento è solo. Deve aggiungere solamente l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rientra tra le attività in deroga di quell'articolo 282,2. Secondo me qui vige l'eccezione di cui all'articolo 7,1 e quindi può comunque avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale, anche se c'è già un'AWA per lo scarico. È sempre fatta salva questa facoltà. Poi abbiamo, Riccardo, ovviamente intervieni se ritieni che qualcosa di voler integrare qualcosa che dico. Vai tranquillo. Ok, ancora un'altra domanda. Se abbiamo un edificio di proprietà aziendale ma non ubicato all'interno del nucleo aziendale che l'azienda dà agli operai agricoli, quindi scarichi derivanti dal metabolismo umano, è obbligatoria l'AWA. Bisogna vedere un po' più nel dettaglio. Allora, in generale, anche se non è all'interno del nucleo aziendale, ma è comunque fa parte dell'azienda, in generale è comunque soggetto ad AWA, nel senso che io non posso rilasciare singolarmente l'autorizzazione allo scarico, perché comunque fa parte del complesso aziendale. Dopodiché bisogna vedere se questi scarichi, che sono sostanzialmente di natura domestica, da quel che capisco, recapitano in fognatura,
E quindi in questo caso potrei, non sono soggetto all'autorizzazione allo scarico. Se invece sono soggetto all'autorizzazione allo scarico, necessariamente devo richiedere l'AUA. Ah, ecco, ci sono diverse domande. Ho visto dove ci chiedete un elenco delle autorizzazioni previste da disposizioni del diritto dell'Unione Europea, per cui non si applica sostanzialmente il silenzio assenso in sede di conferenza dei servizi. Un simile elenco non è stato ancora redatto a livello centrale, per cui noi vi potremmo dare giusto degli esempi, ma di fatto in questo momento non esiste un simile elenco validato e approvato a livello ufficiale, per cui la verifica va fatta caso per caso, verificando se quella determinata autorizzazione è prevista e resa obbligatoria da una disposizione europea. Ancora, vediamo qualche altra domanda. Per esempio, ho segnato questa. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del DPR 59, stiamo parlando di autorizzazioni, di AUA che sostituisce autorizzazioni la cui durata è superiore a 90 giorni. La conferenza di servizi decisoria del SUAP può inglobare al suo interno la conferenza di servizi istruttoria già prevista dall'articolo 269 del codice dell'ambiente, integrandone i partecipanti. Qui abbiamo, come dire, un rimando, nel senso che l'articolo 269 prevede una sorta di autorizzazione di conferenza di servizi in cui vengono coinvolti anche soggetti che sono competenti su altri aspetti riguardanti il medesimo impianto, tant'è che ci dice, vedete, a un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, quindi i procedimenti edilizi, quelli in materia igienico-sanitaria. È evidente che nel momento in cui io sono all'interno di un procedimento unico SUAP, dove l'autorità procedente è il SUAP che coordina l'acquisizione dei vari titoli abilitativi, il soggetto competente in materia di emissioni in atmosfera, anche ex articolo 269, si esprime in questa conferenza di servizi, per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, perché poi il coordinamento complessivo del procedimento con l'acquisizione degli altri titoli abilitativi, è demandato al SUAP in questo caso, e conseguentemente non, come dire, la risposta è da un lato sì, nel senso che non è che la ingloba al suo interno, ma è un altro procedimento unico che comunque racchiude tutti quegli aspetti, certamente, però lo fa all'interno di una cornice simile ma diversa. L'autorità competente che deve coordinare una conferenza indetta da un SUAP è sempre la provincia. Come vi ho detto prima, il DPR 59 prevede che l'autorità competente sia la provincia, salvo che la legislazione regionale non abbia individuato un'altra autorità competente, per cui in assenza di disposizioni regionali o in presenza di disposizioni regionali che confermano la competenza della provincia, sarà sempre la provincia. Se la regione ha individuato un'altra autorità competente, sarà quella a dover coordinare i soggetti competenti all'interno della conferenza dei servizi. Anche all'interno della conferenza dei servizi, perché questo ci dice il DPR 59. Ancora, anche le comunicazioni devono transitare dal SUAP, ero rimasta che solo le istanze dovessero essere presentate al SUAP. In realtà, il DPR 59 qui è esplicito perché ci dice all'articolo 3,3, ci dice che è fatta salva la facoltà dei gestori di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione dell'istanza per il tramite del SUAP. Quindi comunque anche le comunicazioni devono essere presentate al SUAP, e questo l'articolo 3,3 del DPR 59 lo chiarisce in maniera esplicita, anche se il gestore decide di non avvalersi dell'AUA. Ancora, Riccardo, interrompimi pure quando vedi che ce n'è qualcuna, cioè, se no io procedo. Quando vuoi, io qualcuno ce n'ho. Vabbè, dai, dai, nel frattempo così ci alterniamo meglio, diciamo. Allora, sì, allora intanto
leggo una domanda. In caso di modifica sostanziale, l'AVO adottata ridetermina la durata di 15 anni o non modifica la durata dell'AVO vigente? Allora, per rispondere, utilizzo un'altra domanda fatta da un collega che correttamente cita riguardo, come esempio, però un esempio molto calzante, l'articolo 269,8 del testo unico dell'ambiente, il 152. Il 269, come sapete, come vi ha detto già Massimo, riguarda le emissioni in via ordinaria, le emissioni in atmosfera in via ordinaria, e per quanto riguarda le modifiche sostanziali, presentate, diciamo, dal gestore all'autorità competente, sono previste due fattispecie. Il 269,8 dice, se l'istruttoria relativa alle modifiche sostanziali è limitata al nuovo impianto, al nuovo processo, allora in questo caso, quindi soltanto a quel segmento produttivo investito dalle modifiche sostanziali, in questo caso si farà semplicemente un aggiornamento del provvedimento autorizzatorio. E questo, come specifica il 269,8, non determina un nuovo decorso dei 15 anni. Quindi come dire, la scadenza è sempre quella originale, proprio perché il titolo è stato semplicemente aggiornato. Se invece, in ragione di particolari esigenze tecniche e quant'altro, l'istruttoria viene estesa a quel punto a seguito delle modifiche sostanziali, viene estesa all'intero stabilimento. In questo caso occorrerà un nuovo rilascio, quindi non un semplice aggiornamento, ma un nuovo rilascio. Ogni qualvolta si parla di un nuovo rilascio, la normativa, sia quella settoriale del 269, sia la normativa generale sull'AVA, prevede appunto che ridecorrono ex novo i termini dei 15 anni. Quindi sicuramente in questo caso, come correttamente scrive il collega, dal punto di vista dell'AVA, il primo tipo di modifica, quindi ancorché sostanziale, che però riguarda soltanto la necessità dell'aggiornamento, dal punto di vista della scadenza dell'AVA, come dire, è come se fosse equiparata una modifica non sostanziale. Non so se sono stato chiaro. Quindi solo per i soli fini della durata dell'AVA, se nel caso del 269 la modifica non richiede la necessità di una nuova istruttoria che riguardi tutto l'impianto, è vero che è modifica sostanziale, ma a quei fini l'AVA comunque scade decorsi 15 anni dal primo rilascio. Un'altra domanda ancora. La voltura dell'AVA è possibile? In caso affermativo, il SUAP deve a sua volta fare voltura del suo provvedimento finale o basta solo la voltura da parte del SUAP? Allora, per la voltura che non è stata ancora, come dire, non è esplicitamente presa in considerazione, naturalmente le regioni e le autorità competenti hanno dettato specifiche norme al riguardo. Noi, per esempio, come gruppo di lavoro abbiamo collaborato con la Regione Campania e le autorità e i soggetti competenti della Campania a redigere delle linee guida nel 2016 che prendono in considerazione questa ipotesi, così come ha fatto anche la Basilicata e a tante altre regioni, dove si prevede che in questo caso per la voltura il SUAP trasmette la pratica, così è stato scritto, il SUAP trasmette la pratica alla provincia, la quale adotterà, ricorrendone alle condizioni, il provvedimento di voltura che sarà infine rilasciato dal SUAP. Quindi anche qui, come potete vedere, c'è la stessa similitudine che abbiamo visto a proposito della revoca e dell'annullamento, quindi la provincia adotta la voltura e la stessa voltura poi viene rilasciata dal SUAP. Altre regioni, ve lo segnalo, hanno previsto invece che in caso di voltura la pratica arrivi direttamente all'autorità competente, alla provincia, e questa poi adotti del, pre, questa adotta, la, adotta la, la voltura dell'AVA e lo comunica al SUAP. Massimo, ne faccio un'altra e poi ti ridò la parola. Un'altra come interessante riguarda il caso del chi debba fare gli accertamenti antimafia quando si tratta dell'AVA. E la domanda specifica è: nel caso in cui si richiede un'AVA per le sole emissioni in atmosfera, in questo caso un impianto di betonaggio, chi deve fare richiesta di nulla osta antimafia? Se il SUAP o un'autorità o soggetto competente. Allora, anche qua ci sono, quando la norma non è tassativa, naturalmente ci sono prassi applicative un po' diverse sul territorio nazionale.
diverse linee guida regionali prendono in considerazione che cosa? Quello che è, naturalmente, non si può fare diversamente, la normativa in materia antimafia, che in questo caso riguarda l'informativa antimafia, che è data, la cui normativa si rinviene nell'articolo 67 del codice antimafia e del decreto legislativo 159-2011. In questo caso, cosa dice la norma? Le persone alle quali sia stato applicato con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione antimafia non possono ottenere, tra le altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Quindi, come vedete, si parla di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati finalizzati direttamente allo svolgimento di attività. Per cui, molte regioni e molte autorità competenti hanno dedotto da ciò che quando l'AUA sostituisce un titolo abilitativo, come dire, all'immediato esercizio dell'attività, allora in quel caso è il SUAP che deve chiedere il rilascio dell'informativa antimafia contestualmente alla trasmissione della pratica all'autorità competente. Se invece l'AUA non consente, come in tanti casi non consente, l'immediato esercizio dell'attività, allora l'informativa antimafia andrà chiesta soltanto in una fase successiva, e cioè quando l'interessato, conclusi i lavori, sarà pronto per l'esercizio dell'attività. Però proprio perché l'articolo 67 riconnette l'informativa allo svolgimento dell'attività più che all'effettuazione di lavori. Massimo, ti do la parola. Sì, intanto allora cerchiamo di. Ho individuato qualche altra domanda a cui Se vuoi ne possiamo. faccio un'altra io, così ti do altri 2 minuti. Ne No, faccio comunque. un'altra io, Vai, come vuoi. vai, 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 vai. Ok, no, ce n'è una interessante dove si dice il SUAP può rilasciare l'AUA senza l'atto di adozione dell'autorità competente. No, assolutamente. Spero che Massimo su questo sia d'accordo. Sì. Tra l'altro, nella sentenza che vi citavo prima del TAR Campania del 2017, si dice a chiare lettere, prima di dire che appunto il provvedimento di revoca o di annullamento deve essere adottato dall'autorità competente, si dice chiaramente che fondamentalmente quella del SUAP, anche se si tratta di un provvedimento, come dire, si tratta di un provvedimento autorizzatorio, tuttavia, soprattutto nei casi in cui non ci sono altre autorizzazioni esterne rispetto al perimetro ambientale, quindi rispetto a una delle sette endoprocedimenti previsti dall'articolo 3,1 del DPR 59, è un atto che riflette, replica quello che è il contenuto del provvedimento di adozione dell'AUA da parte della provincia. Quindi l'AUA viene fondamentalmente adottata dalla provincia, e sulla base di un atto adottato il SUAP rilascia l'AUA adottata, quindi fa un provvedimento di rilascio, ma che non può non considerare il previo rilascio da parte dell'autorità competente. Ecco, questo mi sento di dire in maniera abbastanza serena. Massimo, a te. Sì, allora io vedo per esempio una domanda che mi è sembrata interessante. Mi è capitato di ricevere un'istanza AUA con allegato soltanto la domanda, compilata nei vari campi senza i necessari allegati per valutare la stessa. Come mi devo comportare? Devo trattarla come irricevibile oppure chiedere documenti integrativi? Ecco, sicuramente una domanda del genere che non contenga tutti quanti gli allegati è una domanda che ha evidentissime carenze. Dopodiché, sulla possibilità di regolarizzarla o sulla, come dire, sulla presentazione, sulla emissione immediatamente di un'irricevibilità della pratica, questo è più che altro una prassi applicativa che non è legata a una disposizione normativa specifica. Noi stessi, anche con Riccardo, abbiamo fatto un lavoro sempre per il Formez nell'ambito di un altro progetto per alcune amministrazioni pilota dove abbiamo affrontato anche il tema delle verifiche formali dell'eventuale regolarizzazione. Sicuramente è voglio dire, una carenza che il SUAP deve rilevare nel momento in cui fa ovviamente la verifica formale. Dopodiché ci sono alcune realtà che voglio dire, spingono per una regolarizzazione formale ovunque sia possibile, quindi in questo caso propenderebbero per richiedere la regolarizzazione con l'integrazione della documentazione che non è stata presentata prima di avviare il procedimento. Altri invece che spingono più per una
per un filtro più stretto e quindi per dichiarare la pratica irricevibile laddove manchino proprio i presupposti minimi, come anche in questo caso, voglio dire, se c'è solo la domanda ma non ho gli allegati, di sicuro quella è una pratica che non contiene gli elementi minimi essenziali per fare qualunque genere di verifica. Per cui voglio dire, siamo a livello di prassi applicative, non c'è una regola stabilita dalla norma che sia univoca. Penso che anche Riccardo su questo sia d'accordo, anche perché Assolutamente, sì. ci siamo confrontati ampiamente su questo punto. Ancora un'altra partecipante mi chiede come mai sopra i 90 giorni deve essere sempre convocata la conferenza di servizi. La norma dice ove previsto. Ma in realtà, se noi andiamo a guardare proprio il testo letterale del DPR 59 all'articolo 4,5, ve lo leggo, mi dice: se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP, salvo quanto previsto dal comma 7, che tratta del caso in cui l'AUA è l'unico titolo necessario, indice entro 30 giorni la conferenza di servizi, quindi non mi dice può indire o se ricorrono i presupposti. Dice se ho almeno un termine di conclusione del procedimento superiore a 90 giorni, il SUAP indice la conferenza di servizi. Ritengo che l'uso dell'indicativo sia abbastanza, anche perché cercando una ratio. Come abbiamo visto prima, sostanzialmente l'autorizzazione i cui termini sono superiori a 90 giorni è principalmente l'autorizzazione ex articolo 269, che già di per sé nella norma settoriale contiene l'indicazione dell'indizione della conferenza di servizi, per cui è stato trasposto anche all'interno della disciplina dell'AUA. Ancora, se andiamo verso gli ultimi quesiti. Avevo segnato poi gli ultimissimi, non li ho, vedo che non ne sono arrivati più di 50 già. Sì, siamo a 54. Ce n'ho pure un paio io, Massimo, dopo che brevemente qui do una risposta. Sì, certo, assolutamente. Ne faccio un altro, uno o due, e poi ti ripasso la parola. Ok. Al momento del rilascio del primo provvedimento di AUA devono essere presenti, aspetta che mi è andato via, forse qualcuno sta scrivendo, al momento del rilascio del primo provvedimento di AUA devono essere presenti tutte le istanze relative ai titoli abilitativi di cui all'articolo 3,1 del DPR 59. Questo anche nel caso di nulla mutato di alcuni di questi titoli. Il rilascio dell'AUA riporta a zero i termini di tutti i titoli, cioè dal momento del rilascio la scadenza successiva sarà 15 anni per tutti, salvo modifiche sostanziali. Se è così, in quali fattispecie titoli diversi ricompresi nell'AUA hanno scadenze differenti? Allora, l'AUA nel momento in cui viene richiesta rimette, come dire, dentro anche i titoli abilitativi ambientali che fossero già in possesso della ditta. Quindi anche se io ad esempio ho già un'autorizzazione agli scarichi, per dire, comunque la devo ricomprendere. Ovviamente in caso di nulla mutato non dovrò ripresentare la documentazione che ho già presentato, però l'AUA avrà un effetto sostitutivo anche nei confronti di quelle autorizzazioni, quindi i termini, a mio parere, ripartono da zero per tutti. Anche per i titoli che precedentemente fossero già in possesso della ditta. Tutti gli impianti che non sono soggetti a VIA devono andare in AUA. Comprendiamo in questa categoria depuratori comunali, consortili, case di cura, associazioni, cioè impianti non produttivi. Allora, intanto non è corretto affermare che devono andare in AUA tutti gli impianti non soggetti a VIA. Tutti gli impianti non soggetti ad AIA, dice la norma. Poi la VIA è un'altra esclusione. Però sostanzialmente il campo di applicazione del DPR 59 riguarda le imprese e gli impianti non soggetti ad AIA. Conseguentemente, quello che non è qualificabile come impianto produttivo di beni e servizi, quindi gestito da un'impresa, sia essa piccola, media o grande, è per definizione al di fuori del campo di applicazione del DPR 59. Per cui se io ad esempio avessi un depuratore comunale gestito direttamente, quindi non in forma imprenditoriale, a mio parere, non lo dovremmo considerare. Non so se tu, Riccardo, lo vedi diversamente. Massimo, su questo c'è cioè la particolarità, come sai, che il 59 parla di assunto, micro, piccole e medie imprese, nonché, c'è cioè quel nonché famoso
degli Non so se sia impianti, Daia. non so se sia DAIA, quindi il requisito oggettivo che prevale su quello soggettivo di chi presenta l'AIA. Infatti, diverse linee guida regionali, come sai, per tagliare la testa al toro, ad esempio, questo è successo anche in Campania, anche in Basilicata, si è stabilito che appunto se rientrano, sono impianti di grandi aziende, non Questo sì, ecco, sì, insomma, assolutamente. anche se si tratta di gestori di pubblico servizio, eccetera, depuratori e quant'altro, rientrano nell'AWA e quindi in quanto non soggetti ad AIA. Proprio perché c'erano stati problemi interpretativi che avevano determinato il blocco proprio di queste domande presentate per depuratori, sole ecologiche, ospedali, eccetera, non si sapeva Come come uscirne fuori. È gestire. intervenuta la regione in maniera tranciante e ha detto in molti casi sono soggetti ad AWA oppure non sono soggetti ad AWA, a seconda No, di che caso. sì, ero a conoscenza assolutamente e concordo nel fatto che anche se sono grandi imprese, anche se sono gestori di servizio pubblico, devono passare per l'AWA. Ritengo che siano fuori comunque quelli che sono fuori campo di competenza sua, cioè che non sono in nessun modo qualificabili come imprese, cioè se fosse ad esempio il comune direttamente, più che un'azienda comunale, qualche dubbio ce l'avrei, però non escludo che qualcuno, vuol dire che c'erano linee guida che dicono anche che anche in quel caso, col fatto che non sono Certo. soggetti ad AIA, rientrino. Bisogna guardare un pochino anche la disciplina regionale in quei casi e le prassi. Io Massimo avevo giusto un paio di domande simili, Vai, vai. rispondo molto brevemente. In caso di revoca dell'AWA, l'avvio del procedimento lo fa l'autorità competente, in caso di rilascio ex novo o modifica dell'AWA, chi fa la comunicazione dell'avvio del procedimento? Suo apposito soggetto competente. Allora, il principio, come ha detto prima Massimo, è che tutte le comunicazioni fatte diciamo, dalla pubblica amministrazione nei confronti del privato le fa il SUAP. Quindi ogni comunicazione da e verso l'azienda deve avvenire avendo come fulcro lo sportello unico attività produttive. Infatti io prima, quando ho commentato alcune mie slide, ho detto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di annullamento di sospensione dell'AWA la fa il SUAP, ovviamente debitamente informato dall'autorità competente al riguardo, così come anche in caso di rilascio ex novo modifica dell'AWA. Quindi questo mi sembra assolutamente. E poi un'ultimissima domanda, Massimo, e poi ti lascio Vai, vai. definitivamente la parola. L'AWA, questo è importante perché dice l'AWA deve essere necessariamente rilasciata contestualmente al titolo edilizio o è sufficiente che sia rilasciata prima dell'inizio dell'attività? Allora qua, come già detto prima Massimo, il discorso è norma vorrebbe, buona norma, vorrebbe che tutto confluisse nel procedimento unico, proprio perché parliamo di sportello unico attività produttive, quindi rientreremo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 4 che prima commentava Massimo, io devo acquisire non soltanto autorizzazioni rientranti nel perimetro ambientale, ma anche appunto il titolo edilizio, eventuali nulla osta di vigili del fuoco, sovrintendenza e quant'altro. È chiaro che questa è la legge, poi nella prassi sappiamo che l'AWA viene spesso trattata come un procedimento a sé, per cui viene trattata in maniera settoriale, però la norma vuole che in questi casi alla conferenza dei servizi vengano invitati anche gli uffici comunali preposti al rilascio del titolo edilizio. Giusto Massimo? Sì, assolutamente. Assolutamente la vedo allo stesso modo. Per esempio, ne ho visto un'altra poco fa che mi ha. In caso di titoli di esclusiva competenza comunale, è ragionevole ritenere che l'autorità competente in tali casi vada individuata nel comune piuttosto che nella provincia? Ovviamente, la domanda è assolutamente interessante, ma ovviamente non è demandato ai singoli enti, nel senso che qui dovrebbe essere la regione che con propria norma dovrebbe prevedere di individuare l'autorità competente, in questo caso nel comune. Io concordo, vi porto l'esempio della Sardegna, della mia regione, che ha previsto che laddove i titoli abilitativi ambientali che sono sostituiti dall'AWA siano tutti di competenza comunale, l'autorità competente in quel caso è il comune, quindi non più la provincia, questo è proprio un esempio. Ancora ne avevo visto un'altra, ma siamo quasi in chiusura. Secondo il Ministero dell'Ambiente, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale in luogo dell'AWA è consentita non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente all'autorizzazione di carattere generale, ma anche quando l'attività è soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AWA. È corretto? La risposta è sì.
Però forse non mi sono spiegato bene io prima, perché la domanda era se si deve avvalere dell'AUA nel caso in cui io ho uno scarico e un'autorizzazione di carattere generale. Evidentemente per l'autorizzazione di carattere generale vi è sempre la facoltà di aderire all'autorizzazione di carattere generale, quindi di non avvalersi dell'AUA, ma se io ne ho un'altra di autorizzazione che mi fa, come dire, scattare l'obbligo di AUA, io necessariamente in quel caso devo richiedere l'AUA, a meno che non ce l'ho in corso di validità. E allora posso rinnovare solo l'autorizzazione di carattere generale. Massimo, scusa, un'ultimissima domanda che mi Sì, sembra certo. importante, dove si dice ma anche il procedimento di diffida, anche in questo caso deve essere comunicato l'avvio del procedimento tramite il SUAP. Allora, io ho già risposto implicitamente prima, cioè ho detto che in tutti i casi in cui la diffida viene tenuta fuori naturalmente dall'AUA, come secondo molti è corretto fare, perché si tratta di un qualcosa che avviene dopo il rilascio dell'AUA, mentre come abbiamo detto l'AUA è un procedimento, è una disciplina solo procedimentale, e abbiamo detto la diffida la fanno i singoli soggetti competenti in materia ambientale, quindi è una fase che gestiscono in toto loro. Dopodiché è chiaro per quello che abbiamo detto prima, se poi la diffida non viene ottemperato. E quindi ci sono degli estremi per una violazioni gravi da parte del gestore. È chiaro che in quel caso il soggetto competente farà le dovute comunicazioni all'autorità competente e quindi anche al SUAP, affinché poi si innesti il procedimento e si avvii il procedimento finalizzato alla revoca, all'annullamento o alla sospensione dell'AUA, ma quelle cose diverse. La diffida, in quanto tale, molti ambiti territoriali italiani vengono espletate direttamente dal soggetto competente proprio per non appesantire il procedimento, insomma, per una questione ovvia di proporzionalità. Massimo, credo che il tempo è scaduto. Sì, Chiedo a adesso Paola, Paola, confermi. eccola. Ecco, Paola. Bravissima. Allora, il tempo a disposizione è scaduto. Io ringrazio veramente tutti. Le domande sono state tante, le troverete nei prossimi giorni nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti insieme alle slide e la registrazione. Le slide e la registrazione saranno disponibili già da questo pomeriggio. Grazie veramente a tutti, grazie a Riccardo, grazie a Massimo. Avete tantissimi complimenti in chat perché questo webinar è stato veramente, veramente interessante. Allora, grazie a tutti, Grazie buon proseguimento. a voi. Le prossime Grazie, buona giornata. Grazie.